non poteva mancare e lui non ha deluso le aspettative. L'architetto Luigi Cacciadominioni, 96 anni, ha raggiunto Morbegno, la sua Morbegno, per prendere parte all'inaugurazione degli eventi a lui dedicati. Sotto la lente la sua arte, la sua capacità di progettare con originalità e creatività che ha segnato indelebilmente lo stile urbanistico della città del Bitto. E ora la sua Morbegno ricambia l'affetto del maestro e organizza due mostre, un convegno e la realizzazione di un libro. Architetto, cosa rappresenta per lei essere qui a Morbegno? Rappresenta un impegno che ho preso e che assolvo volentieri, perché i morbegnesi mi sono molto simpatici. Lei è nato a Milano ma si sente morbegnese. Io mi sento morbegnese nel senso che ho sempre goduto delle mie vacanze, dei periodi liberi a Morbegno, e quindi ho una simpatia particolare per Morbegno. C'è un edificio al quale lei è particolarmente legato? In modo particolare mi piacciono le chiese, certi angoli, così, certi passaggi, eccetera. Poi mi piacciono le architetture come Palazzo Malcreda e anche come la Biblioteca Vanoni, che ha fatto un certo architetto Caccia. Sindaco, la città di Morbegno organizza una serie di eventi in omaggio all'architetto Luigi Cacciadominioni, e l'architetto arriva qui e tiene a battesimo questa speciale inaugurazione. È una gioia immensa il fatto di aver avuto qui questa sera l'architetto Luigi Cacciadominioni. Non è una novità, nel senso che Morbegno è una città alla quale l'architetto è da sempre affezionato fin dall'infanzia, in quanto comunque la sua famiglia ha delle origini valtellinesi, in particolare morbegnesi, ed è da sempre riversato il suo affetto sulla nostra città, anche attraverso la progettazione di luoghi, di ambienti. Abbiamo tanti spazi in Morbegno che hanno il suo pensiero e la sua firma, e questo segno è un segno che ha sicuramente dato un volto particolare alla città. L'architetto ha segnato indelebilmente lo stile urbanistico della città del Bitto. Ma sì, solo due citazioni per quanto riguarda l'edilizia residenziale: il centro residenziale Paravicini, per i non morbegnesi siamo in piazza Sant'Antonio, ed è il nucleo che collega la piazza con la prima parte di via Garibaldi. L'altro centro residenziale è quello nella zona nuova di Morbegno, la zona nord, attorno alla chiesa di San Giuseppe. Ci sono poi gli spazi pubblici, la biblioteca di cui noi siamo particolarmente fieri, perché è una sintesi di inserimento, di apertura verso l'ambiente. C'è una vetrata spettacolare sul Monte di Sgrazia, è un luogo accogliente, è un luogo dove si cresce e si studia molto volentieri, ma da qui poi si parte per uscire, non è assolutamente un luogo chiuso, e qui generazioni di studenti hanno trovato spazio, ma è anche una biblioteca aperta a tutta la cittadinanza. Mostre dedicate ai lavori del maestro e allestite a Morbegno. La prima, dal titolo Luigi Cacciadominioni, architetture in valtelline nei grigioni, trova spazio presso il convento di Sant'Antonio. In vetrina 41 tavole con disegni originali, reportage fotografici, apparati descrittivi e ridisegni di tutte le opere censite in valtelline nei grigioni. La seconda mostra, allestita presso la sede Albo di Piazza San Giovanni e dal titolo Luigi Cacciadominioni in bianco e nero, con fotografie di Vincenzo Martegani, rappresenta una raccolta di scatti in cui si mette in evidenza il dettaglio d'architettura, un lavoro minuzioso per accendere i riflettori sulla cura dei particolari e la sensibilità prestate dall'architetto Cacciadominioni nella realizzazione del corpo architettonico. Nella rassegna di appuntamenti di scena, un convegno alla presenza di esperti per analizzare l'arte e il profilo del maestro, ma anche una pubblicazione, libro che racchiude la storia di un protagonista dell'architettura made in Italy. Come nasce la mostra Luigi Cacciadominioni, architettura in valtellina e nei grigioni?
La mostra nasce per offrire un ritratto delle opere di Luigi Cacciadominioni, soffermandosi in particolar modo sulle opere valtellinesi e grigionesi. È un ritratto che si compone di molteplici sguardi, uno sguardo fotografico a cura di Vincenzo Martegani e uno sguardo invece dedicato allo studio di queste opere attraverso una raccolta sistematica di disegni, attraverso una definizione di un profilo critico e attraverso anche il ridisegno di alcune opere per poterle inquadrare in un contesto urbano. Cosa avete voluto trasmettere attraverso l'esposizione? Credo che al di là di un importante contributo allo studio di questa figura in opere a volte messe un po' da parte dalla critica architettonica perché in un contesto lontano dagli ambiti più al di sotto di riflettori come Milano, posso offrire un importante contributo per le giovani generazioni affinché comprendano come opere d'architettura come queste progettate da Cacciadominioni possono diventare un patrimonio, una risorsa turistica e io credo anche un vanto per il nostro territorio. In base a quale criterio avete selezionato le sue opere? Tutte le opere in contesto valtellinese e grigionese sono state riportate nel registro della pubblicazione e sono state anche riportate in mostra. Le più piccole hanno uno spazio minore rispetto ad opere significative, penso ad esempio alla chiesa di San Giuseppe a Morbegno, così come ad esempio al convento delle suore agostiniane a Poschiavo. Però tutte le opere sono state ritratte e analizzate in questo lavoro. Perché è importante visitare la mostra? Credo sia importante visitare una mostra per avere uno sguardo di sintesi sul lavoro di ricerca condotto da Luigi Cacciadominioni e sui preziosi tesori raccolti nel nostro territorio. Qual è il messaggio che vuole trasmettere attraverso la mostra Luigi Cacciadominioni in bianco e nero? Allora, è un'esperienza in bianco e nero, quindi si differenzia da quello che è il resto della mostra, che è a colori, ed è una voglia di cercare il dettaglio, perché l'architetto nelle sue opere ha sempre curato tutto, dalla visione totale ma anche al dettaglio più ridotto. Quindi io mi sono proprio impegnato a voler trovare degli elementi che fossero significativi di tutta la sua opera, ma racchiusi in un elemento piccolissimo, cioè il dettaglio. Che cosa emerge di questo grande maestro nella sua esposizione? Dunque, direi che lui si definisce un piantista, Cacciadominioni, ma per me è più uno studioso di armonia delle curve, perché in tutte le sue architetture non troviamo mai delle linee rette, specialmente dove l'uomo si deve muovere, ma delle linee sinusoidali che facilitano il percorso dell'uomo. Come giustamente dice lui, noi ci muoviamo non per angoli, ma ci muoviamo per sinusoidi. Perché è importante visitare la sua mostra? Forse può essere una frase un po' presuntuosa. Credo che in questo caso il bianco e nero sia stato trattato come un bianco e nero e non come un grigione totale. Cosa troviamo nella pubblicazione Luigi Cacciadominioni, architettura in Valtellina e nei grigioni? Allora, c'è una introduzione fatta da Luca Molinari sulla figura dell'architetto Caccia. C'è, credo molto importante, una video intervista che facemmo da lui il mese di febbraio 2010. È stata un'intervista a più voci con l'architetto che è molto interessante per come lui si racconta la sua esperienza. Ci sono alcuni capitoli che ho seguito io sulle opere approfondite, sulle opere valtellinesi, sulle opere di Morbegno nello specifico e sull'importanza che lui ha avuto nel dare un carattere specifico proprio alla Morbegno contemporanea attuale. Ci sono alcuni capitoli seguiti da Marco, che sono curati da Marco Chilotti, sia sulle opere, diciamo in generale nel contesto sia valtellinese che grigionese, sia gli approfondimenti specifici su alcune opere grigionesi. C'è sempre un capitolo curato da Marco Chilotti sulla
le opere realizzate da Caccia per le banche, per la Banca Popolare di Sondrio, nelle varie filiali, e c'è un registro delle opere che è molto completo. Per ognuna delle 33 opere censite ci sono proprio delle, diciamo, sono dei piccoli resoconti di ognuna di queste opere. E poi in provincia è stato promosso un convegno in omaggio alla figura dell'architetto. Sì, era un convegno che ritengo dovesse essere dovuto, perché doveva essere in sostanza da completamento di questo evento dedicato all'architetto Caccia. Un convegno in provincia, ovviamente, in testimonianza di quanta la sua opera abbia una valenza almeno provinciale, se non oltre, e quindi anche la sede specifica scelta penso che fosse quella più opportuna. È un convegno dove si sono svolti degli approfondimenti, volutamente sono state chiamate delle personalità importanti nel settore, a partire da Luca Molinari, con cui abbiamo condiviso ovviamente nel complesso l'evento, anche la presenza di Angelo Torricelli in qualità di preside della Facoltà di Architettura Civile del Politecnico di Milano, e di Federico Bucci, che è un noto storico dell'architettura contemporanea, nonché uno dei redattori della rivista Casabella, perché fosse di tutto testimonianza che una riflessione, un ragionamento, un approfondimento sulla figura dell'architetto Caccia era un elemento di necessario e importante. In programma una giornata di studi dedicata ad approfondire il contributo dell'architetto Luigi Caccia Dominioni in Valtelline nei Grigioni, coordinata da Luca Molinari, docente di storia dell'architettura contemporanea e curatore del Padiglione Italia alla Biennale Architettura di Venezia 2010. Cosa può insegnare l'architetto Caccia Dominioni a chi intraprende ora la professione? Che si può fare della buona architettura contemporanea senza aver paura dei luoghi in cui si costruisce. Caccia in Valtellina e comunque intorno alle Alpi ha dimostrato che si può fare della bellissima architettura che respira i posti, che li interpreta, senza però avere malinconia, un'architettura orgogliosa di essere moderna. E questo credo che sia una cosa molto importante per i giovani d'oggi, anche il piacere per i dettagli giusti, insomma, la buona maniglia, la luce che cade bene, il materiale usato intelligentemente, sono tutte cose che non passano mai di moda, che sono degli ottimi insegnamenti per gli studenti e per i giovani architetti. Cosa la colpisce del metodo di lavoro di Luigi Caccia Dominioni? Beh, è una forma di ossessività gentile, nel senso che il Caccia lavora sempre su una serie di temi che per tutta la vita lo hanno inseguito, però lo fa con contatto, con molta discrezione, come un po' lui che non parla tanto, ma alla fine riesce sempre a dare una personalità e un carattere a quei luoghi che è assolutamente unico. Sono luoghi che hanno un'anima, è una cosa molto rara in architettura di questi tempi. Cosa emerge dall'organizzazione di questi eventi in omaggio a Luigi Caccia Dominioni, oltre al profondo legame con la città di Morbegno? Beh, emerge che Caccia in Valtellina non ha fatto dell'architettura da milanese, ma qui ha sperimentato lungo tutta la sua vita, e che quindi in qualche modo questa mostra e il convegno mettono finalmente in luce un versante della sua attività importantissimo, che era assolutamente non conosciuto dagli storici, dagli architetti. Quindi questo è un contributo scientifico molto importante, molto serio, che rimarrà per moltissimo tempo, perché diventa il primo passaggio per tornare a studiare Caccia in maniera molto chiara. Per guardare al futuro è importante non dimenticare il passato? Beh, assolutamente sì, siamo quello da cui veniamo, e l'importante però poi non aver paura anche di guardare al futuro, perché sennò poi siamo dei malinconici che si dimenticano che viviamo in un tempo che corre molto in fretta. Questo è un progetto pensato a lungo, snocciolato gradualmente, perché l'importanza del personaggio non poteva avere assolutamente una opera che avesse la benché minima ombra. Caccia Dominioni ha dato tanto a Morbegno, Morbegno è città perché c'è la sua mano. Ecco, questo credo sia un principio importante. E allora questa mostra serve per dare un riconoscimento, ma al tempo stesso per indicare
ai cittadini morbegnesi, anche ai più giovani, penso agli studenti per esempio, e non solo quelli di Morbegno, a indicare, ecco, che cosa vuol dire una vita di studio, di passione, una vita concentrata su proprio una missione personale. E restando in tema di giovani, significativa la collaborazione con gli studenti del liceo artistico di Morbegno. Certamente, proprio per questo abbiamo voluto, insieme ai curatori, che fosse presente la scuola. La scuola vuol dire i giovani. Ovviamente ci sembrava naturale il collegamento con il liceo artistico, perché voleva dire, ecco, creare questo legame. Il liceo artistico che però facesse da ponte poi nei confronti di tutte le altre scuole, di Morbegno e di fuori Morbegno. Per cui il liceo artistico si è assunta questo bel compito, segnalate pure al liceo artistico, chiedete e il liceo artistico con i suoi studenti vi guiderà nella visita della mostra, che vi assicuro è una mostra bella, bella, sotto ogni profilo. Un progetto che sì, interessa tutta la provincia, perché l'architetto Caccia Dominioni ha lavorato in modo particolare nella nostra provincia, ma non solo, nel milanese e anche nella vicina Svizzera. Ci sono tantissime opere sue qui che noi conosciamo, che noi abbiamo visto e che forse io in primis non sapevo fossero opera di questo grandissimo architetto, che si è fatto conoscere a livello regionale, ma non solo, è conosciuto a livello nazionale e anche a livello internazionale. Tanti anni Morbegno ha espresso un forte legame con l'architetto Luigi Caccia Dominioni, la città del Bitto oggi risponde. Oggi risponde, abbiamo avuto una presenza di più di 300 persone questa sera all'inaugurazione, e questo credo che sia la dimostrazione di un grande abbraccio e di un grande ringraziamento da parte della città all'architetto. Mi piace anche tenere presente il fatto che questa mostra si è realizzata grazie alle sponsorizzazioni di tantissimi istituti pubblici e privati che hanno avuto modo quindi di ringraziare Caccia Dominioni, ma anche di singoli artigiani, di tecnici che hanno avuto modo nel tempo di apprezzare l'architetto, di conoscerlo in cantiere, di imparare molto da lui, e questa sera sono stati qui a dire il loro grazie.